today. I feel like pleasing you. Buona domenica. Approfitto di questo Today per mostrare un'anteprima, un brano dal concerto che Ilaria Argiolas ha fatto venerdì sera a Castelfusano con special guest Phil Palmer. Prima però alcune notizie. Sto facendo una marea di interviste e altre ne farò nei prossimi giorni, non so come farò a montarle tutte. Nel frattempo però, questa sera renderò pubblica l'intervista con, cioè no, pubblica, cioè su Red Drone TV c'è già da tempo in versione integrale, qui sarà divisa in parti. L'intervista che ho fatto con l'abate Vissarione Calogeridis, che è venuto all'OM di Rimini il 10 giugno. Fra l'altro mi stanno scrivendo in tanti che vogliono sapere il suo indirizzo perché vogliono andare in Grecia a incontrarlo. Probabilmente stiamo cercando con Marina Tonini, soprattutto Marina ci sta andando a trovarlo, ma cerchiamo di portarlo in Italia per il prossimo OM che dovremmo farlo a settembre sul Lago di Garda, vediamo. Quindi questa sera non perdete questa intervista che è spettacolare, piena di spiritualità, racconta come mai nessuno ha fatto cos'è l'esperienza NDE, Near Death Experience, cioè l'esperienza pre-morte. Ed è, vabbè, niente, poi lui è un esorcista, mostra la spada con cui fa l'esorcismo, racconta l'importanza dell'OM, l'importanza delle preghiere, racconta i viaggi che ha fatto, le comunicazioni che aveva con Gandhi. Insomma, guardate l'intervista con Vissarione Calogeridis. E abbonati a Red Drone TV, perché ad esempio lì c'è già anche tutto il compleanno di Gaspare De Lama, non solo, ma la differenza è sostanziale. Se tu vedi un video su RedDrone.tv te lo vedi tutto senza pubblicità, integrale. Se lo vedi su YouTube lo vedi suddiviso a volte anche in 11 parti, mancano dei momenti e purtroppo, come accadrà con l'intervista con Don Minutella quando la pubblicherò, con delle parti censurate per evitare che il canale venga bloccato. Ma veniamo alla chicca di oggi. Allora, We Have Dream, abbiamo un sogno. Beh, credo che Ilaria Argiolas abbia coronato un sogno per lei inimmaginabile quando quella sera la portai a cena con Phil e Numa Palmer, perché Mary, sua moglie, è una fan, è una sorcina di Renato Zero, e Phil Palmer aveva appena fatto il nuovo disco di Renato Zero. Comunque Phil ha suonato nell'album di Ilaria Argiolas, mi hanno chiamato Ilaria, ha suonato le chitarre, grazie anche all'amicizia che ha con Mauro Paoluzzi, il produttore, e è venuto al concerto, qui stanno tutti scrivendo, è venuto al concerto che Ilaria ha fatto a Castelfusano, dal principe Flavio Chigi, location meravigliosa. I ragazzi di Ilaria, devo dire che avevano provato pochissimo, Phil addirittura non aveva mai provato con Ilaria, quindi è stata una cosa fantastica. Il brano che ho scelto dall'intero concerto che ho documentato è Con il nastro rosa di Lucio Battisti. Non è un brano di Ilaria Argiolas, ma lei ha voluto fare un omaggio a Phil. Perché? Perché Phil Palmer ha suonato in quel brano, ha suonato in quel disco di Lucio Battisti. Phil è uno che ha suonato con Eric Clapton, con i Dire Straits, con Tina Turner, Bob Dylan, Iggy Pop, chiamato da David Bowie, a livello internazionale un chitarrista strepitoso, sta facendo un tour come Dire Straits Legacy in tutto il mondo, però ha suonato anche con alcuni artisti italiani, tra cui appunto Renato Zero e in questo caso Lucio Battisti. Tutti i chitarristi italiani con cui io ho parlato considerano l'assolo di chitarra che Phil Palmer ha fatto in Con il nastro rosa il miglior assolo di chitarra fatto in un brano in Italia. Quindi io vi do una buona domenica e vi lascio con questa chicca. Con il nastro rosa, Ilaria Argiolas con Phil Palmer alla chitarra. Io, Phil, grazie di essere qua, è un piacere, mo suoniamo. Si suona, perché voi dovete sapere che io a Phil parlo romano e lui mi capisce, poi mo non so, un po', dai cazzo, niente, dai cazzo, oh! Grazie. Allora io questa canzone non ve la presento, raga, iniziamo, vai, direttamente.
già credevo d'esserci riuscito, son caduto. Una frase sciocca, un volgare doppio senso, ma l'armato non è come io la penso, ma il sentimento era già un po' troppo denso e son restato. Chissà che...